Allora, resterà qua al mio fianco. Oh, bello. Qui, con questa poesia inizio a introdurre un libro di cui leggeremo diversi componimenti nella seconda parte, ed è di Walter Spennato. Il libro si chiama Quanto mi dai se ti uccido, edito per Bese Editore. Un libro che ho trovato molto molto bello. Questo è Gemma 47. Vi piaccia o no, gli psicopatici sono diventati le persone più affascinanti di questi giorni. Non pensate di poterli trovare nei posti in cui vi aspettate di trovarli. Possono essere pezzi grossi che condizionano l'andamento delle borse. Possono fare film a Hollywood, essere candidati al Parlamento italiano o essere ai vertici della Chiesa Cattolica. Se credete di conoscere uno psicopatico, forse avete ragione. Può darsi che in questo momento sia proprio accanto a voi. Uscite all'incrocio senza nemmeno rallentare, lo stronzo. Meno male che ebbi i riflessi pronti e riuscii a inchiodare senza andare a sbattere. Peccato che i miei Ray-Ban si fracassarono sul cruscotto. Peccato che avevo un fucile di caccia in macchina.